Lecce Part, palazzi d'arte, Podestà e Arengo, erano due palazzi feriti dalla guerra, bistrattati, un po' maltrattati, dove trovavano spazio magari gli archivi, gli scatoloni del comune, qualche cosa sporadica, dove queste trifore bellissime di segno trecentesco erano intelaiate da cassettoni degli anni 60. È nato un progetto con la comunità di San Patrignano. Questa è una comunità che dà speranza e possibilità di riscatto a chi è inciampato nella vita. Allora oggi cosa succede? Che in questa città che cambia, questi palazzi d'arte, parte, diventano un tassello di un progetto di città. L'arte come riscatto per chi inciampa nella vita, l'arte come chiave di riscatto che riqualifica due palazzi che erano abbandonati e non avevano senso. Oggi hanno senso perché c'è un progetto culturale, perché con questo polo culturale attrarremo centinaia di migliaia di visitatori internazionali all'anno, dopo che poi saranno messe a posto le cose col Covid, e attraverso quelle persone che arriveranno daremo lavoro a chi magari tenta di uscire dalla comunità. E ancora il privato. L'arte viene qui raccolta attraverso fondazioni, le opere che vedrete serviranno come tesoretto alla comunità per il dopo di noi. Grazie a tutti e anche a voi, alla comunità riminese che ha creduto. Uso questa cosa, nutrire figli non tuoi. C'è un'opera di Vanessa Bicroff, lei bella donna, bianca, che nutre al latta due bimbi neri. L'arte nutre figli non tuoi, ci sono opere sui migranti. E ospiteremo un lavoro di Zahra Doğan, che è quest'artista, donna, curda, maltrattata, imprigionata in Turchia, che ha lavorato con i residui, gli scarti che trovava in carcere. Con lei e con la comunità lavoreremo per dare senso all'arte come riscatto morale per i diritti civili di tutti, per dare lavoro e speranza. Se dobbiamo dare un sottotitolo a questo museo, parte, Podestà e Arengo, arte che diventa parte, beh, il sottotitolo è che l'arte e questo museo davvero nutrirà in questa città figli non nostri. L'arte nutre figli non tuoi.